È spenta, sì o no? Si vede qualcosa? Sì. Che si vede? Dimmi che si vede. Che si vede? Dimmi tu, dimmi che si vede. Se io ho chiuso l'obiettivo. È chiuso l'obiettivo? Oh. Lasciamolo qui. Dammela spenta. Tanto è pure guasta. Oggi anche con loro non potevo fare nulla. È poco ma sicuro che il lavoro stasera saltava per l'aria. Perché io ho portato una camera che non funziona. Hai visto che non si vede un tubo? Ho fallito. Io la faccio riparare e vengo un'altra sera, ci mettiamo d'accordo, lo chiamo per telefono, gli dico senti, guarda, stasera facciamo un bel lavoro perché la camera funziona e possiamo fare l'intervista fatta bene. Hai capito come si fa? C'è la fidata? O fumi troppo? Eh? No, ti ho chiesto perché stannutisci, perché tossisci. Perché fumo troppo. Ah, e quante ne fumi al giorno? Pacchetti? No. 10? Di più di 10? A me mi basta un pacchetto per 3-4 giorni. Ah, benedetta, allora non fumi tanto. Questa manco vedi, si è bloccata, si è messa a dormire la cretina. E vaffanculo, va. E che cavolo. Cioè, tu sai quando uno pensa di voler fare una cosa e non riesce a farla perché quella si addormenta. Questa ha lavorato tutta la notte, poverina, disgraziata, lavora in un ospedale. Dice, sono stanca, lasciami dormire, no? Lei sa che mi ha detto adesso? Cioè, guarda Gino, io mi appoggio sul tavolo o sul letto, non lo so che fa, per 5 minuti, penso di svegliarmi dopo 5 minuti e invece mi addormento per 3 ore. Ma non è normale, no? Scusa. Poi è troppo stanca. Che ne dici tu? Sarà stanca per il lavoro? Sì. O soffre per qualche motivo? Soffre per te. Per me? Sì, io manco la conosco, vivo a Catania questa. Sai dov'è Catania? Cioè dove sta? Sicilia. Laggiù. In Sicilia. Sì. Questa è di Catania. Ci stiamo chattando da qualche giorno. Mica la conosco da 3 anni, da 1 anno, da 10 anni. La conosco da una settimana. Hai capito come funziona Facebook? Ah. È Facebook. Queste sono nella chat di Facebook. Eccolo qua. Di Catania. È di Catania, ti ho detto. Di Catania è cattivi. Eh? Di Catania è cattivi. Sono cattivi, dici te. Sono buoni anche loro, te lo dico io, guarda. Sono buoni anche loro, io li conosco. Certo, se li fai incazzare, alla fine diventano cattivi, scusa, eh. Scusa. A te se ti rompono i coglioni, dai, per favore. Ti incazzi pure tu, no? Diventi cattiva, sì o no? E allora, anche loro fanno così, uguale. Che ora è il treno? Non lo sa, alle 10. Non mi dire che devi aspettare. No, no, per carità, no, no, tu sei lì. No, io posso andare. Dove ti metti tu? Aspetti qui al bar? O vai là alla stazione? Ma passa di qua il treno, passa di qua il treno. No. Dove devi andare? Al termine il treno. C'è l'auto, l'N9. Oh, no, l'N9 a Piazza Venezia, aspetta. Tu vai da qui a Piazza Venezia, poi prendi il 170 o il 64 o 40,
che ti portano a termine, sì o no? Ma io non capisco, se tu dovevi andare a Fiuggi e partire da Termini, ma che cavolo ci fai qui, che siamo a Piazza Costienzi? Stanno tipo amici, tipo ah, amici. Ah, tipo amici, allora vabbè, si spiega, sei passato a salutarli, grazie tante. Tipo amici, non è amici. Non sono amici. No. Perché non sono amici? Che ti fanno? Tipo amici. Ma vabbè, ma se tu vieni qui per salutarli vuol dire che tu ci tieni a loro, no? Scusa. Sì, a loro ci tengo. A loro ci tengo perché bravi. Non è bravi. Ma se sono bravi, perché allora tu sai e mi dici che non c'è da fidarsi un po', eh? Sono finti. Ma sono italiani. Sì. E allora, sono italiani, sono finti, per forza. Gli italiani sono fatti così, non lo sapevi tu questo? No. Non so tutti così. Io come sono? Tu sei bravo. Non so. Vabbè, ma perché sono bravo? Perché io ormai non me ne frega più dell'Italia, non sono europeo, sono asiatico, sono del mondo intero. Hai capito come funziona la vita per me? Io non me ne frega un cavolo di essere italiano, di essere romano, di essere europeo, di essere asiatico, di essere del mondo intero. Io se vado su Marte, sto bene anche su Marte. Parliamo piano, vabbè, hai ragione, arriva la gente. Non sappiamo chi è, quindi è giusto. Potrebbe essere un delinquente, un certo, allora un cliente, anzi un cliente è meglio di poliziotto, è meglio di delinquente. Sai perché? Un cliente? Perché paga. È tutto, buonasera, è tutto, prego. Buongiorno, lo vedo, siete proprio nell'oscurità. Ah, ciao. Ci scusiamo, come va? No, perché? Dietro. Ciao. Buonasera. No, perché io sono stato un paio d'ore, ma hanno aperto davanti a me, ho preso un caffè. Meno male. Tutto tranquillo. Perché oggi ci stanno ragazzi un po' che bevono in giro. Sì, ma lasci perdere. Ma li ho visto io come bevono questi ragazzi. Ma non c'hanno timore di niente. Ma se questi gli gira un po' la testa. Salta l'umore. Ma si acchiappano a fare la cosa. Sì, insomma, ma su, ma non qui. Quel partito, non so, manco come di quello e quello. Sono quelli travestiti. Sì, è tremendo. Ci prende la botte coi trans. È tremendo, è tremendo. Ma... però camminiamo piano. Questa qui è Roma. Qui è anche Roma, è molto bella. Però non è di Roma. No, Fiorentina. Ah, beh. Bello. Firenze proprio. Ciao, Firenze, sempre. Santa Maria Novella. Sì, sì, bella Firenze. Ma devo dire. Io ti dico la verità, io da Firenze in su. Funziona un po' tutto, non funziona niente più in Italia. Io ho vissuto a Milano per molti anni, conosco l'Inter, la Milano, la perfezione, Serrate, Desio, Legnano, vabbè, tutta la parte, ok? È un altro pianeta, siamo in Germania lì, capito come è la situazione. Quando sono andato in Germania pure io, però sono stato così, per turismo, cioè amiche tedesche. Ti dico la verità, là ti dimentichi proprio dell'Italia, pure dell'Alta Italia che è migliore del sud. Io sono di Napoli. Napoli. No, però ti dico, chi non vede Napoli, cattivi, chi non vede, vabbè, chi non vede Napoli, vedi via. Napoli e poi muori, si dice via, per favore. Via tanti anni fa. Per motivi di lavoro. Io per un po' per lavoro, pure se lì lavoravo. E poi non... pure io mi sono sposato, non ero sposato, no? Quindi preferivo che mia figlia non stava in quel tipo. Come hanno fatto i miei? Di
dove? Uno sabbia. Uno sabbia, papà sabbia, mamma si ci pegna. Papà, bello si ci pegna. Forza il luogo, ho detto io, e qui non ci resto. E poi l'ultimo pure a Roma. Sono andato a Firenze io, sa per quanti giorni? 15 giorni. Sì, perché se no io sono stato con Cipico a Careggi, sono andato a Careggi, all'ospedale di Careggi, poi stavo a Campanile Novella, via Palazzolo, se lo conosce Firenze poco. Ma che devi dire, dove hai dormito? No, io sono appena alzato. Ah, poi sei alzato? Alzato, venivo a prendere un caffè. Ma qui non si sta male, certo di giorno pure peggio, no? Ma lasciamo perdere, basta vedere le strade, guarda, qui hanno asfaltato da poco, ma se lei va un po' intorno anche al Colleotto in queste zone lì, ma guarda ci sono strade a via Mecenate che fanno schifo, neanche a Dragona ci sono strade così, ha capito che sto dicendo? Non asfalto, io non capisco perché, senta una cosa, perché le palazzine, le ville sono perfette, perfette, anche a Dragona, a Dragoncello, e le strade fanno schifo. Perché i servizi pubblici non funzionano per l'autobus? Cioè, vari cittadini, la testa, cioè, lei è un cittadino come me, sa cosa sto dicendo, se no. Facciamo peggio. Facciamo peggio, dai, servizi. Vabbè, saluto. Siamo su 10 minuti, vado al lavoro. La saluto, se vuoi lascio il mio biglietto. Come un biglietto, il saluto. Lavori ancora oppure? Ah, lavoro sempre. Io dipingo, faccio il pittore. Bravo, bravo. Faccio mostre, se lei cerca il mio nome su internet, prova, una persona, avete i miei filmati, le mie mostre, sono su YouTube e sono anche su un blog privato. Quindi là è il lavoro principale tuo? Principale, la mia attività. Come artista? Questo è artista. Bello, bel lavoro. Si vedrà in Italia. Si nasce, non si vede. Il talento poi, certo io ho imparato poi. Se chi lo fa che già lavora, lo fa così, per hobby. Facevo i disegni da bambino, me l'attaccavano, ero orgoglioso, me l'attaccavano sulle pareti della classe. Scusi, Poi mio papà mi ha coltivato, dice, compro l'enciclopedia del disegno, della pittura, del disegno pubblicitario, delle incisioni. E mi ha dato soddisfazione. E quello è bello, no? Ci vediamo, lì. A presto, stia bene. La fai, sei parlato. Non lo so. Lei sta cascando il sonno perché aspetta un treno, qui deve partire. Grazie a te. Vabbè, ciao. Arrivederci. Sei preoccupato? Perché sei preoccupato? Ma non è possibile stare così buono, bravo. Non sei italiano. In che senso? Non sei italiano. Te l'ho detto, io vengo da un altro pianeta, scusa. Mi dai un euro? Mi è rimasto quello. Mi dai un euro? No. Ma non è possibile. Mi è rimasto un euro. Non è possibile. Ma tu lo vuoi, te lo do. È il mio euro, te lo do a te. Non è possibile. Ma perché non è possibile? Ma spiegami. Sei troppo Non è bontà questa. Gratitudine è bellezza, è gioia. Io voglio condividere con te quello che io ho. E se io non prendo i soldini e te li do a te, tu non ci credi, hai capito come funziona? Ma tu sei troppo buono. Ma non sono troppo buono. Sei per troppo me, buono. Per me è normale fare così, cavolo. Ma sei troppo buono. Ma tu lo faresti come faccio io? Sì. E allora sei buono anche tu, se non capisci che anche tu sei buono come Guarda, me. Guarda, io ti do l'ultima camicia. Come l'ultima camicia? Ultima.
come ultima? Perché tu hai una camicia. Mi dai quella. Cioè tu mi vuoi dire che faresti tutto per me? Sì. Ho capito, vabbè. Come se io ti dicessi che ti do l'ultima sigaretta che ho. Giusto. Hai visto che l'ho fatto io prima? Allora, dimostrazione. Tieni, fuma tu che. Ancora acceso. Tu non sei italiano. E di dove sono questi italiani? Non lo so, però tu non sei italiano. Svedese. Scusa, se io parlo italiano sono italiano. E dove sono? Io qua ho lavorato 15 anni, quasi 15. Sai chi mi ha detto? Io vado a pensione, ciao. Ah, così? Sì. È schifoso. Non va bene fare così, non so. No, però lei ha detto non mi serve più. E non si fa così, caro. Che? C'è di. Lei ha detto così, non mi serve più. Sono una serva. Ma anzi ti ha trattato bene. Lo sai come trattano i polacchi qui? Te lo dico. Peggio degli amici. C'era una signora che non era una signora, era una nobile. Buona famiglia nobile. Aveva una grande villa sulla Flaminia, con giardini, aveva assunto un polacco, un giovane ragazzo di 25-30 anni. Lui mi ha detto, dice, sai Gino che tratta meglio i cani che me? Questa signora? Sì, il cane può sedersi, io no. E vedi, è così, cavolo! Al cane gli comprano il cibo buono, al cane gli danno la pulizia, al cane lo portano a tosare, gli mettono il vestitino d'inverno, gli mettono il guinzaglio che non gli fa male al collo, è vero sì o no? Oh. È così. Ma perché lo fanno loro secondo te? Ignoranza. Vabbè, non puoi pensare che sono ignoranza, sono cattivi devi dire, scusa, no? Queste no, cose. Ignoranza. Ignoranza. Loro pensano che un uomo si può trattare così, in quel modo. Per dire un uomo, dire uomo o donna, io intendo questo. Che lo butto io? No, lo butto io. C'è, guarda, c'è la sabbia là. Vedi? Ah, ok, si può buttare. No, non si può. Dalla a me che lo butto io. No. Ma non vuoi buttarlo nemmeno? No, lei non devi spostarci. Ah, questo vuoi fare per me? Allora, lei non deve spostarci. Ma se vuoi. Ma poi vedi che sei brava e buona anche tu allora. No, io sono buona. Brava. Dai, brava, io ho capito che sei così tu anche. Non sono cattiva.
No, lo so che non si cammina. No, non sono vizio. Lo so. Ma perché soffri? Perché sei buona, è vero? Ma allora tu devi fare in modo che la tua bontà possa trasformare il mondo intorno a te. Devi diventare forte, potente. E se no non riuscirai mai a cambiare né la tua vita, né i tuoi amici, che vuoi cambiare in meglio. No, non vuoi cambiare in meglio. Gli amici li perdi, dici tu. Via. E vabbè, ma se tu vai, io non so, a parlare con qualcuno e lui ti tratta male, tu gli dici, signore, ma perché mi tratta male? Non parlo con nessuno. Ma come fai, stai parlando con me, lo vedi, scusami, sa. Parlo con nessuno. Mi piace la tua situazione di questo, sai? Mi fai soffrire anche a me così, insieme no, a te. No. Mi fai soffrire anche a me? No. Io sono fatto così, quando vedo una cosa storta non mi piace, voglio addrizzarla. Capisci come sono fatto io? Sai perché ci è andato con te? E perché? Dimmi. Lo so se... C'è il cuore. Ma perché l'hai visto? Come hai fatto a vederlo? C'è il cuore. Ma perché? Come hai fatto? C'è il cuore e basta. Vabbè, ma allora tu che hai visto in me questa cosa è perché ce l'hai anche tu, se no non potevi riconoscerla, non capisci? Ce l'hai anche tu quella cosa che c'ho io. Non lo sai. Ragiona insieme a me. 1 più 1 fa 2, 2 più 2 fa 4, 4 più 4 fa 8, sì o no? Se io c'ho cuore e tu lo vedi che ce l'ho. Voi ce l'avete cuore. Vabbè, io ce l'ho. Tu vedi che io ce l'ho, ma come fai a riconoscerlo? 2 più 2 fa 4, anche tu ce l'hai il cuore, sì o no? Dai, ragiona. Voi ce l'avete cuore. Tu non ce l'hai. Io no. Perché sei spietato? No, sei cattivo. Mica tanto. Sei cattivo. No. E come sono cattivo? Sei? Sono cattivo. Non sei cattivo, io ti ripeto ancora che sei buona come me. Voi sei chi? Io sono buono. Sì. Ma come fai a riconoscerlo? Con quali occhi? Sai che significa si vede dalla pelle? Dalla pelle? Sì. E cioè che pelle c'ho io? Tu c'hai il cuore buono. Cioè, tu mi dici una cosa, però vuoi negarla in te stesso. A me non mentre in testa, non mi convinci, capisci? No, io ti convinco per una cosa che si sente dalla pelle. Esatto, tu lo senti a pelle, vuoi dire? Sì. A pelle. Cioè, l'hai capito a pelle, cioè, mi hai riconosciuto il sogno. Sì. Basta, io mi fermo qui e per me sta bene, va bene? Questo mi ha convinto adesso. Tu c'hai questa bontà che non si prende per strada, non so, tu sai, tu c'hai questa bontà. Io lo vedo che c'è anche te, per me è così. Vabbè, io non è che tanto buono. La cremetta di questo, di cazzo, di cose, per me è più di 10 euro. Vabbè, io a quest'ora vorrei andare via, e però... E dove andare? Vado a casa perché devo uscire poi. Mi devo lavare, fare la barba, la doccia, e mi devo fare queste cose. Sì. Se tu vuoi che io ti accompagni in un posto sicuro, no, non c'è un posto sicuro.
né qui, né alla stazione Sensi, né alla Termini. Come fai a stare? Aspetto un po' fino alle 10. Fino alle 10? Ma dove lo aspetti? Ma qui stai con la vita. Io conosco Claudio da molti anni. Ed è quel signore che è andato via, ha lasciato tutto a questo egiziano qui, che mi conosce da molti anni, quindi tu sei in mano sicuro. No, senza di te non... Ah, tu ti fidi solo di me? E allora devi venire a casa mia, scusa. Voi ce l'avete moglie? Ma mia moglie vive in un'altra casa, ha visto che l'ho telefonata. Io abito con mio fratello e mia madre. Ci vediamo con mia moglie, ma lei sta in una casa da sola. Hai capito quello? È diverso il discorso. E come lei può stare senza di lei? Come fa lei a stare con me? Ma se io la vedo lì? No, è... sta senza di lei. Ah, tu senza di me? Vostra moglie. Come fa? Come sta senza di voi? Sta sola, sei in un'altra casa. Dove c'è una signora dove dorme. Così vive lei. Prima abitava con me, a casa qui dove abito io. Ma era freddo, la casa era fredda, c'è il giro, non ce la faccio a stare in questa casa. Io gli dicevo, la casa dove sto io non c'è riscaldamento. È al centro di Roma. Case vecchie, senza riscaldamento. E vostra madre dove sta? In quella casa lì, infatti è malata dei polmoni, poverina. Si è presa la brutta malattia. L'umidità e il freddo l'hanno fatta malare. Pensa un po' che situazione. Qui dove? Non è buono. No, non va bene, dobbiamo cambiare casa, infatti. Se porti vostra madre a casa mia? Ma fuggi. Sì. E glielo chiedo, ma lei dice, Gino, mi sono abituata a vivere in questa casa, ormai sono 45 anni che abito qui, conosco le persone, conosco i negozi, conosco la chiesa, mi conoscono a me. Capito come funziona per mia madre? Il cervello suo è diverso del mio. Io ho detto, mamma, che abbiamo casa, andiamo un altro po', andiamo qui, andiamo là lontano, vicino, dove vuoi, basta che ce ne andiamo in questa casa fredda. Ma lei ha detto, no, qui ormai ci sono, paghiamo l'affitto, non c'è di proprietà, la casa. Paghiamo tanto, al centro di Roma si paga tanto l'affitto. 1.600, 1.200, 2.700 euro al mese. Capito? Per poi che? Per fare che? Per ammalarsi i polmoni. Ficcati un po'. Se no, dobbiamo fare alle nostre spese cosa? Mettere un impianto di scaldamento buono per l'inverno. Se voi portate vostra madre a casa mia... Ce l'hai il riscaldamento? Sì. E glielo dico, io dico, guarda, è una signora molto, molto gentile, lei mi ha detto che potrebbe aiutare. Io c'ho... camino, c'ho tutto. Vedi che bello, allora c'è il camino, è sicuro che c'è il caldo nella stanza. Sì. C'è un letto, c'è un divano. Certo. E vedi, allora dai, forse risolviamo la situazione, che ti posso dire? Che poi Fiuggi è piccolino, non è grande. Però tu mi hai detto che non c'è manco un cinema, che cittadina è? A Roma è pieno di cinema. Se io voglio andare al cinema, una sera vado al cinema, a teatro, a negozi, ai supermercati, ai bar, ai ristoranti. Roma è così, no? Lo sai. Però Fiuggi non è così. Fiuggi è una cittadina piccolina, non c'è vita notturna, non c'è vita neanche di giorno, forse. Non c'è niente. Non c'è nulla. Allora la gente va da Fiuggi a Roma per lavorare, scommetti. No, a Fiuggi si sta perché paghi poco affitto. Ecco, uno. E poi ci sono le terme, anche c'è turismo e c'è... non so. No, turismo non c'è. Non c'è manco turismo? Adesso no. Mamma mia.
Che cosa? Prima ci ho lavorato 6-8 mesi, adesso 3-4 mesi. Ma hai un contratto per 3 mesi, questo vuol dire? No, io ho un contratto indeterminato. Ah, buono, allora stai bene, perfetto. Perfetto. Io lavoro. Bravo, così ci va. Ma tu sai che questa ragazza polacca che ti ho fatto vedere, che ho parlato, che è mia moglie, ha lavorato in albergo qui al centro di Roma. Lavorava ai piani, come dire, ai piani anche lei. Bravo. Solo che portava le lenzuola, portava le federe. E lei dice: Gino, mi sono stancata, non ce la faccio a portare questi pesi. Poi lavava i pavimenti, lavava i bagni delle camere. Tutto normale. È normale per chi fa i camerieri piani, sì o no? Ma lei si era stancata troppo, diceva: Gino, non ce la faccio più. Allora ha voluto cambiare lavoro e ha lasciato l'albergo. Gino. Ha fatto male, secondo me. Sì. E glielo ho detto anch'io, hai fatto male, era un lavoro sicuro, a tempo indeterminato. Sì, io non sono buona a lavorare, non sono buona a stare con signori anziani. Ma questo è quello che ha preferito fare lei. Io no. Non ce la fai tu? No. Né una vecchietta né un vecchietto. Lei sta con un vecchietto invece. Pensa un po', un signore di 95 anni che non parla, sta sulla carrozzina, lei lo deve alzare e mettere a letto. Dal letto in poltrona, accende il televisore, spegne, pulisce la casa, fa da mangiare, fa tutto lei, non capisci per lui. Sì, lei deve pulire il culo. Pulire io il questo culo no. E altre cose, dai, hai io capito? Questo no. Lei, non solo il culo, anche altre cose. Brutto, no? Permetti. Però per vivere, lei fa anche questo. Io cerco di aiutarla in tutti i modi. Ma lei c'ha figli? Sì, un po'. C'ha un puro marito? No, non c'ha marito. Lui l'ha messa incinta e poi se n'è andato via per conto suo. L'ha abbandonata incinta com'era. Pensa che cattivo che è stato questo uomo. Poi quando lui si è accorto che lei era incinta, dopo ci ha ripensato e voleva sposarla. Ci voglio rimediare. Ma lei, visto che era la situazione come era cominciata era cattiva, perché era vergine, era successo. Questi qua, vivevano in una stanza, in 5, in 7, in 10, era promiscua la situazione, cioè un po' imbroglio. Quindi succedevano le cose strane. Quando lei arrivò, era il 92, ti parlo di quanti anni sono passati, il 92 oggi, quanti anni, no? Allora i primi polacchi venivano a Roma e stavano ai semafori a lavare i vetri delle macchine, i primi polacchi, non li conosceva nessuno i polacchi a Roma, quindi vivevano così. Quindi uno di loro, che viveva nella stessa stanza, nello stesso appartamento, se ne è approfittato. Ecco che è successo. Quindi lei giustamente ha detto: tu mi hai fatto questo a me, non ti voglio più vedere. Quindi anche se lui si era pentito, voleva rimediare, gli ha detto: no, vattene a quel paese, vattene via. Fatto lei. Quindi il bambino, dopo che è nato, lei l'ha portato alla famiglia, in Polonia. Chi ci arriva? La mamma, il papà, la sorella e il fratello. Quindi chi ha cresciuto questo bambino? La sua famiglia. Ora questo bambino non è più un bambino,
c'ha 21, 22 anni. È grosso, lavora per conto suo, no? C'ha una macchina, c'ha un lavoro, quello che ti dicevo prima. Ormai è indipendente. Dice, ma lascia il numero, se no no. Ma qua c'è un bicchiere. Ma tu lo reggi questo qui oppure no? No. E allora perché continui, dai, mollalo. O ti sostieni un po'. Non mangio. Te lo bevi? Quando bevo non mangio. Vabbè, grazie, ti bevi la birra e ti sostiene, sì, perché il tuo alcol.